La BCC Abruzzi e Molise ha festeggiato i suoi 120 anni con una giornata di ringraziamento che si è svolta presso il Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino, chiesa gremita, tantissimi ospiti, sindaci, sacerdoti, vescovi, soci, clienti, dipendenti di ieri e di oggi, direttori di banche provenienti da varie regioni, autorità civili e militari. La banca fu fondata da Tessa nel 1903 da Don Epimenio Giannico. Sorse sotto l'impulso dell'enciclica Rerum Novarum, promulgata da Papa Leone XIII. La BCC, allora Cassa Rurale di Depositi e Prestiti San Francesco d'Assisi, nacque con la duplice natura di ente morale e di cooperativa al servizio di tanti agricoltori. Noi abbiamo voluto festeggiare nel Santuario della Madonna dei Miracoli perché ogni anno facciamo la festa del ringraziamento con i soci e quindi quest'anno l'abbiamo anticipata dal mese di novembre al mese di maggio per la ricorrenza di questi 120 anni della banca. È stata una cerimonia molto suggestiva, forse per la presenza dei vescovi e di tanti preti e parroci che hanno presenziato alla cerimonia religiosa, alla funzione religiosa. Ecco, 120 anni è stato ricordato anche chi ha fondato questa banca, ma anche il motivo per cui è stata fondata. Eh sì, Don Epimenio Giannico, quando fondò la banca, è per alleviare dai morsi dell'usura i contadini, i piccoli artigiani, i piccoli commercianti. Ma da quella data in poi, lungo questi 120 anni, la banca non ha fatto altro che seguire quella strada, che è quella, diciamo così, percorsa sempre nella stessa direzione, nello stesso verso, di sostegno alle famiglie, alle imprese, agli enti del territorio e a quelli che, diciamo così, sono da un punto di vista bancabile magari messi anche ai margini dei finanziamenti. E il fondatore della banca è stato ricordato nell'incontro su l'attualità della dottrina sociale della Chiesa e l'esempio di Don Epimenio Giannico, moderato da Don Emiliano Straccini con Don Bruno Bignami, direttore nazionale dei problemi sociali e del lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, e padre Giuseppe Cellucci, missionario OMI, che si è soffermato sulla figura di Don Epimenio. Toccante e coinvolgente la messa di ringraziamento alla quale erano presenti numerosi vescovi, presieduta da Monsignor Luciano Suriani, nunzio apostolico in Bulgaria e nella Macedonia del Nord. Monsignor Suriani, una bellissima cerimonia dedicata a un istituto di credito che compie i suoi 120 anni, bellissimo il suo messaggio, vogliamo ricordarlo. Sì, perché il Vangelo illumina tutto, rende vivo ogni attività umana, quindi anche chi ha a che fare con la finanza, con l'economia, che può sembrare un ambito difficile, un ambito dove ci si sporca le mani, non è così, perché si ha alla base quello che hanno richiamato lo spirito dei fondatori, cioè proprio questa attenzione alla persona, alle difficoltà, al farsi vicino all'altro, a prendere i pesi dell'altro, e quindi anche una banca davvero può essere un servizio alla persona e soprattutto creare quella economia di comunione che il Vangelo ci richiama, dove tra i cristiani nessuno dovrebbe soffrire di mancanza, e quindi anche questa disponibilità davvero attenti ai bisogni degli altri. Lei ha ricordato anche i 100 anni di questa banca quando c'è stata un'udienza dal Papa. Sì, ho avuto la gioia ero a Roma in quel periodo in Vaticano, quindi di dare il mio contributo perché si realizzasse, e ricordo, lo dico come un aneddoto, eravamo insieme nell'aula Paolo VI in 7200 della BCC e gli altri 6800 del Protezione Civile. E il direttore allora, il responsabile Giovanardi, era meravigliato perché il Papa ha fatto un discorso più lungo ai 200 che alla Protezione Civile, sottolineando proprio questo aspetto di rimanere fedeli a quegli ideali che hanno spinto i fondatori a un atto rivoluzionario, perché è la seconda in Italia, la prima in Abruzzo, e quindi davvero mi meravigliavo quando scrivevo questo pensiero per oggi, che dopo 20 anni il mondo sta vivendo una situazione dove banche così
sono indispensabili per evitare la disperazione nelle famiglie e anche nelle aziende piccole e medie. Da sempre questa è l'identità della BCC Abruzzo Molise, non solo conoscenza, ma anche condivisione di aspettative e di esigenze di chi vive, lavora, produce e crea valore. A 120 anni la BCC Abruzzi e Molise continua a perseguire le stesse finalità, dando attenzione alla persona e ai valori, continuando ad essere un sostegno ad imprese e famiglie, un patrimonio umano fatto di competenze ed entusiasmo. Passano le mode, passano i periodi delle varie fasi dell'economia, delle crisi, passano tanti fenomeni che arrivano, ma i valori restano, e quando i valori sono saldi e restano, e allora si può anche arrivare non a 120 ma anche a 240, e noi auspichiamo questo traguardo, anche perché la nostra banca continua ad avere questi valori e privilegia molto la relazione con le persone, e quindi al centro c'è la persona. Sicuramente i numeri sono molto importanti perché comunque è un'azienda che deve fare i conti, deve avere i suoi equilibri, però comunque al centro rimane sempre la persona. Mi piace sempre dire e sottolineare che sin dal 1903, quindi dal primo statuto di Don Epimenio, c'è un numero, e questo è il numero che noi dobbiamo sempre considerare, che è il numero 95, cioè il 95%. Che significa? Significa che il 95% del risparmio, del sudore della nostra gente viene reinvestito sul nostro territorio, quindi inevitabilmente lievita, si moltiplica, si attiva un moltiplicatore di benessere economico, sociale e morale sul nostro territorio. Viceversa, se invece questi sudori, questo risparmio viene utilizzato fuori, nei mercati speculativi, fuori dalla nostra zona, è chiaro che la nostra zona si impoverisce sempre, i nostri territori si impoveriscono sempre di più, anzi, magari paradossalmente vanno a finanziare delle iniziative che sono lontane 1000-2000 km dal nostro territorio, e magari ci vengono a fare concorrenza poi con la vendita di quei prodotti a costi più bassi, perché comunque in quei luoghi non si rispettano le condizioni minime di lavoro, non c'è un'etica sulla gestione dei lavoratori. Quindi il risparmiatore, quando deposita i propri risparmi in una banca, dovrebbe chiedersi: i miei risparmi, prima che tornino nelle mie tasche, nel frattempo dove sono stati? Questa è la domanda, quindi prima dei numeri. Quel nel frattempo, dove entra in gioco la cooperazione, entra in gioco la BCC, come si guarda il futuro? Da qualche anno fate parte anche di Cassa Centrale. Sì, da qualche anno facciamo parte a un gruppo, che è il gruppo Cassa Centrale Banca, che a livello nazionale sono stati creati tre gruppi bancari in seguito alla riforma del 2016, tre gruppi bancari cooperativi, uno a Bolzano per la specificità del territorio, uno a Roma, Icrea Banca, e Cassa Centrale Trento. Noi abbiamo aderito alla Cassa Centrale Trento perché ci riconosciamo nei valori della cooperazione trentina, e una sottolineatura qua pure la devo fare, che è un gruppo, ma è un gruppo un po' diverso da quello che generalmente è un gruppo bancario, cioè non è una holding che è proprietaria delle banche del territorio, ma è una holding rovesciata, dove sono le banche ad essere azioniste del gruppo, quindi sono le banche, per dirla in maniera brutale, i padroni della holding. E quindi noi siamo parte di questo gruppo che a livello centrale ci dividiamo, voglio dire, dei compiti, chiaramente per le economie di scala, per la produzione dei prodotti, per i controlli, per tanti altri servizi che accentriamo, ma rimaniamo sempre fermi a dare servizi e sostegni alle nostre persone del nostro territorio. Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca, ha portato il suo saluto ed i suoi auguri a questa banca così longeva, abruzzese e molisiana. Beh, è stato un piacere poter venire qua a festeggiare i 120 anni della BCC degli Abruzzi e del Molise. È stata una cerimonia veramente toccante, perché non ha solo ripercorso il percorso del sacerdote che l'ha fondata, ma ha ricordato anche tutto il percorso che ha fatto in 120 anni,
da piccola banca di Atessa, trasformandosi in una banca molto importante per tutto il territorio, ed era giusto che la capogruppo Cassa Centrale, perché ricordo che la BCC degli Abruzzi e del Molise ha aderito al gruppo Cassa Centrale Banca, quindi essere qui era testimonianza e anche un ringraziamento, poterlo fare anche in presenza agli amministratori, ai soci, di aver aderito al nostro progetto, perché noi crediamo molto nelle banche del territorio. Sappiamo benissimo qual è la nostra storia, la storia delle BCC, che nasce nei paesi, nei piccoli territori, nasce nel momento della fame e dell'usura, parliamo del fine 800, oggi non siamo, diciamo, abbiamo altri bisogni, però assieme abbiamo fatto un percorso importante in questi 5 anni di gruppo e quindi è anche l'occasione per ringraziarli. Qual è la forza vostra delle BCC per restare aderenti, vicini al territorio? Ma io credo sia proprio il modello diverso di fare credito, proprio la nostra natura di piccole banche che sono al contatto tutto il giorno con i soci, con i clienti, con le famiglie, con le piccole imprese. Ecco, vivere la comunità secondo me è la cosa più bella, perché ti fa conoscere gli aspetti positivi e ti dà anche la forza di intervenire quando c'è bisogno che una piccola banca sostenga la comunità, il territorio, attraverso un sostegno che deve essere anche accompagnato poi da risultati economici, perché siamo banche e abbiamo il compito, e lo dico sempre, di preservare il nostro patrimonio, di garantire ai depositanti che i loro soldi sono al sicuro, e quindi anche il modo di fare credito deve essere un modo fatto con intelligenza, fatto con competenza, e credo che le casse, conoscendo il territorio, possano farlo in modo importante. Mi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Padre Giuseppe Cellucci, che ha scritto un libro su Don Epimenio Giannico, l'attualità del pensiero di Don Epimenio. Beh, innanzitutto per noi sacerdoti è un'attualità prorompente, direi, perché il suo scopo era quello di aiutare tutti, ma in particolare i poveri di quel tempo, soggetti anche a tutto l'usura e altri problemi che c'erano. Ma è stato illuminante la sua ricerca di trovare una soluzione, ma non da solo, questo che è bello, l'attualità è questo, ha cercato altri con cui instaurare e cominciare un rapporto anche appunto di vita per queste persone, andando anche a seguire tutte le indicazioni che il Papa Leone XIII con la sua enciclica Rerum Novarum aveva già dato come afflato a tutta la Chiesa. Don Daniel, lei conosce bene questa banca, la BCC Abruzzi e Molise. Ecco, qualche esempio di questa banca che è vicina al territorio. Sì, conosco la banca da ormai 20 anni che vivo qua nella zona. È veramente una testimonianza della banca del territorio, perché si vede l'attenzione non solo al territorio ma anche alle persone, alle singole persone. Ho visto tante testimonianze della banca che ha aiutato anche le persone senza nessun ritorno, e le famiglie, anche le famiglie che vengono da lontano, gli immigrati. La banca crede nelle persone, per questo investe anche nelle persone. Quindi io posso dire con la mia piccola testimonianza, anche come sacerdote che lavora con la Caritas, che la banca è vicina anche ai poveri. Tante le attestazioni di stima, gli apprezzamenti da parte della gente per una banca che ha dimostrato e dimostra una vicinanza reale al territorio, rendendo protagonista appunto la persona. Una grande famiglia e tutti i dipendenti hanno concluso la giornata di festeggiamenti con musica, divertimento e l'immancabile torta.